La Fragola non ha più nulla da chiedere a questo campionato, la Flegrea invece deve assolutamente vincere questa sfida per sperare ancora nel passaggio preliminare ai playoff. Abbiamo visto il primo tentativo dei padroni di casa, il palo colpito da Brunelli e poi il gol del vantaggio di Brunelli proprio dopo 8 minuti. Ci prova la Fragola con Francesco Paolino all'uscita di Duocco, poi la ripartenza di Visconti, si salva in presa bassa, la Fragola prova a rispondere, azione corale, la puntata di Paolillo Mario che arriva all'1-1 dopo 17 minuti. Attenzione al grandestro all'incrocio dei pali di Busino che al 23esimo vale il 2-1, non ci sta la Flegrea, prova a reagire nei minuti finali, la grande parata sul tiro di Visconti di Nidi che non può nulla sul lob splendido dello stesso Visconti al 28esimo, in pieno recupero arriva anche la rete di Loas e quella del sorpasso per la Flegrea, si gioca sotto una pioggia incessante, nella ripresa migliora il tempo, prova ancora la Flegrea con Esposito a far male, splendida azione ancora del numero 10 ospite, la finta anche su Righi, il gol che va a depositare la sfera in fondo al sacco, all'ottavo siamo sul 2-4, non ci sta la Fragola, reagisce immediatamente con la puntata di Mario Paolino che sorprende Rocco per la rete del 3-4 dopo 9 minuti e 20 secondi, ancora Esposito il destro al volo, la parata di Righi, poi sull'altra sponda ci prova Paolillo, la parata di Ruocco, ancora il tentativo doppio e arriva alla rete del pareggio sempre con Mario Paolillo, dopo 10 minuti vuole portarsi in vantaggio la Fragola, la grande parata ancora di Ruocco, poi il lancio lungo, il colpo di testa al volo di Fardello, insiste la Fragola, altra parata sull'uscita di Ruocco, sul tiro di René e poi quello di Stiano e di nuovo la ripartenza, Attanasio, Stiano, Attanasio, la rete del sorpasso al 19esimo minuto di gioco, il tempo di gioire, arriva subito la rete della Flegrea con Visconti, quella del 5-5 al 19esimo, poi ancora Fragola in avanti all'attacco, qui forse un fallo di mano, poi il tentativo di Attanasio sotto misura, la grande parata del portiere avversario, arriva invece la rete del sorpasso di Brunelli al 23esimo, minuti di finali palpitanti con la Fragola che cerca il gol del pareggio, qui insiste con Fardello, ancora Ruocco, straordinario protagonista tra i pali anche su questa conclusione sotto misura di Ruocco, Fardello due volte, poi in ripartenza non chiude il match Scala e guardate l'ultima grande chance per Busino è sempre Ruocco a dirgli di no, finisce così con la vittoria della Flegrea che può sperare ancora nei playoff, la Fragola è già in Serie B.